La mostra si apre con un capolavoro di uno degli artisti più misteriosi e affascinanti di tutto il XIV secolo. Si tratta del maestro del 1310, pittore pistoiese che prende il nome dalla data incisa alla base di una famosa Madonna col bambino in trono, oggi conservata ad Avignone. Questi fu per certo l'autore di riferimento della pittura a Pistoia all'inizio del 300, sicuramente a conoscenza delle novità formali introdotte da Giotto a Firenze. Il maestro del 1310, tuttavia, si caratterizza piuttosto per l'adesione ai modelli provenienti dall'arte francese. La resa espressiva degli affetti, consueta nella sua attività, è evidente in quest'opera di straordinaria bellezza, nella quale il carattere risoluto del ritratto della Vergine è ammorbidito dalla dolcezza degli occhi azzurri, che rapiscono inevitabilmente la nostra attenzione.